Ciao a tutti, peccato, peccato perché la sconfitta non ce la meritavamo assolutamente. E vi dirò di più, secondo me, sotto certi punti di vista, più che altro, non tanto dal punto di vista delle occasioni, che sono importanti, però dal punto di vista proprio di prestazione, secondo me anche il pareggio poteva andarci un pochettino, non largamente, un pochettino stretto. E quindi figuratevi, figuriamoci la sconfitta. E questo perché? Perché a me personalmente il rigore mi è piaciuto. Mi è piaciuto, soprattutto rispetto alla prestazione precedente fatta laggiù a Pescara, ma proprio mi è piaciuto perché per la mentalità che ci ha messo. È vero, qualcosa da sistemare c'è sempre, e non tanto Livorno, nelle squadre, anche quando una squadra gioca benissimo, c'è sempre qualcosa che non va per far sì che non fosse ottimo, insomma. Però a parte questo, vero, è stata la cosa secondo me più evidente, un calo da più o meno la metà del secondo tempo in poi, quindi diciamo più o meno dal 70esimo in poi, però a parte questo Leone mi è piaciuto. Il discorso del calo secondo me è una cosa che ci sta perché per sento dire, sinceramente non sono poi andato a vedere se è vero o no, però Leone ha fatto una preparazione abbastanza pesante e quindi ha sempre dei postumi, postumi che piano piano con passare delle giornate dovrebbe andare via e Livorno dovrebbe trovare una condizione ottimale che gli permette di, gli permetterà di giocarsela fino alla fine, più che altro a livello fisico, e cosa che per ora non c'è stata e diciamo ha influenzato parecchio. Per chi non avesse visto la partita deve sapere comunque che la cosa che fa andare ancora più giù male la sconfitta. Il fatto di aver preso gol non tanto perché il Crotone aveva fatto una grande azione, ma perché c'è stata secondo me una disattenzione banale e difensiva che appunto poi ha scaturito il gol di Simi. E per il resto credo non ci sia da dire altro perché chi più o chi meno tutti i giocatori hanno giocato bene. Magari qualcuno un po' meglio, appunto, qualcuno un po' peggio, però è stata secondo me una prestazione più che sufficiente. E come ho già detto all'inizio, peccato davvero perché, in primis, vabbè, come sempre, per un discorso di classifica per i punti, perché te ora, anche se hai una giornata in meno, è sempre a zero, e fa sempre strano vedere una squadra dopo 2 giornate a zero, ma più che altro sono per il morale. Perché appunto, sempre guardando la classifica, ma proprio anche per diciamo Livorno in sé per sé, una vittoria contro una pretendente a regola per la Serie A poteva essere molto molto positiva per esso. E appunto mi voglio riallacciare sul discorso che ho detto prima, pretendente a regola al passaggio per la Serie A, che dovrebbe lottare per la Serie A Crotone, sinceramente mi lascia molto bene sperare per Livorno, perché con tutto rispetto, se il Crotone è una squadra che lotta, cioè ha una formazione, ha una rosa tale da poter lottare per i vertici, per andare o con i playoff o principalmente direttamente in Serie A, se la squadra è così, allora mi lascia sperare per le altre e per comunque il cammino a Livorno, perché non scordiamoci, che questa è una cosa anche che penso io, tra l'altro, che Livorno l'obiettivo minimo o principale, chiamatelo come volete, non è tanto magari lottare per la Serie A, soprattutto con i playoff, ma bensì è salvarsi tranquillamente. E per me è anche giusto, secondo me quest'anno se riuscissimo a galleggiare un po' in Serie B mi va più che bene. E però se questa, cioè se il Crotone è una delle pretendenti e Livorno gioca così e mette in seria difficoltà, lasciando stare poi sì, ok, il discorso, il fattore che fattore casa, giochiamo in casa, tifo, bla bla bla, però mi lascia mai sperare per il proseguo della stagione. E indipendentemente dalla squadra contro la quale abbiamo giocato, proprio a livello di prestazione, se Livorno gioca così, sono ancora più contento perché vuol dire che qualcosa di buono si può fare pur giocando più o meno con gli no, stessi no, perché stati diversi, però magari cioè diversi, alcuni stati diversi rispetto alla prestazione di col Pescara, anzi alla formazione col Pescara, però quello che voglio dire è che comunque Livorno se ne è una rosa competitiva e se gioca così contro chiunque squadra può fare punti con chiunque, secondo me. E quindi oltre a ciò sono molto contento anche di questa cosa qua. Chiaramente alzo le mani perché magari chi ha visto il video precedente sa, sì, intanto io mi sto sudando tantissimo, fa caldo, si muore.
perché avessi visto i video precedenti il discorso di essere equilibrati. Io è vero, ho fatto discorsoni come se Livorno possa essere costante, no, è logico, che poi spero di no, ma probabilmente ci saranno partite in cui Livorno giocherà male non, per via o di Livorno se per sé, diciamo più che altro di concentrazione, o magari per via delle altre squadre. E quindi nel senso non è che poi sarà da dire ah, l'altra volta gioca bene, era già male, no, ci vuole un po' di equilibrio. Però mi riferisco di questa altra volta che ho detto si è perso, non si è giocato benissimo, però stiamo calmi perché siamo all'inizio. E ora sto calmo anche per la prestazione fatta da Livorno, perché a me, ripeto, a me è piaciuta, però chiaramente è stata una. Se il Livorno poi riesce a essere costante così di prestazione, dico ok, il Livorno è una squadra, cioè secondo me diventa ufficialmente una squadra che può dar fastidio alle altre. Dico ad ora, se il Livorno gioca così, mi fa ben sperare per il proseguo della stagione, anche se, ripeto, come Dio sempre, siamo agli inizi e stiamo calmi, stiamo coperti per terra, perché fra l'altro io più che altro, magari voi la vedete in maniera totalmente diversa, però magari faccio questi discorsi lì, ma mi devo scordare che siamo a 0 punti, non è che si è fatto 2 vittorie, quindi è giusto gasarsi, no, sono gasato pur essendo a 0 punti, perché ho visto quel qualcosa che a me personalmente piace. Quindi, morale della favola, peccato per la sconfitta, forse il risultato più corretto sarebbe stato il pareggio. Sì, alla fine non è successo né quello che neanche lo sto per dire, però doveva venire fuori la vittoria. Non è che Livorno poi se la fosse così tanto non meritata, ecco, perché fra le due, se proprio doveva vincere una squadra, se non era più giusto vincesse Livorno, più che altro per un discorso di fino a metà secondo tempo di palleggio e di aggressività, non tanto le occasioni, perché le occasioni non l'ho confrontate, però proprio a livello di, diciamo, pallina del gioco, prima secondo me del calo drastico che c'è stato a metà secondo tempo, il Livorno se la giochicchiava parecchio, ecco. Insomma, questo è quanto. Detto questo, ci rivediamo poi nel prossimo video, in regola dovrei farlo, quello della partita contro il Cosenza laggiù, che fra l'altro io non, cioè ad ora non ho sentito altre cose, però non so nemmeno se lo geranno, perché se non sbaglio il Cosenza per via dello stadio ha diciamo regalato 3 punti al Verona, quindi non lo so. Chiaramente se non dovessimo giocarla per vedere questa sala, il video non uscirà, ecco, tutto qui. Via, vi aspetto il prossimo video. Ciao! Ah, aspetta! Se sapete qualcosa di discorso di Cosenza, perché magari è già venuto fuori, ma io non ho trovato notizie riguardanti tale argomento, fatemelo sapere nei commenti. Via. Vi aspetto nel prossimo video, indipendentemente da quale sarà. Ciao!